Allora, 22,3 minuti, stasera sono tanti gli argomenti. Intanto, Andrea Costantini, che novità abbiamo dal posticipo e qualche notizia di mercato riguardante l'Atalanta? Beh, allora per quanto riguarda l'Atalanta, sì, una notizia in uscita perché praticamente è fatta l'operazione che sta portando il Papu Gomez al Siviglia, dunque Gomez lascerà appunto l'Atalanta. Per quanto riguarda i posticipi, Brescia-Monza 0-0, ma siamo ancora all'intervallo, Como-Renate 1-1, secondo tempo appena iniziato. L'ultima mezz'ora la vogliamo dedicare al compleanno di Giovanni Galeone, perché oggi il mondo del calcio, ma non solo, proprio tutti i pescaresi, hanno voluto ricordare il giorno dell'80° compleanno della leggenda del calcio pescarese, che noi ricordiamo con questa clip, montata proprio da te, da Andrea Costantini. La favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo d'una strada che è la stessa che tu fai, e mi truco perché la vita mia non mi riconosca e vada via, ma te muore d'ogni giorno. In più, la mia vita è nella stessa direzione tu, e mi vesto da re perché tu sia il re di una notte di magia. Con un gesto trasformo la nuova realtà, poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è, tu sorridi, tu piangi, tu canti con me, forse torni bambino e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie, le amarezze ed i problemi suoi, e mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via, batte il cuore ed ogni giorno è un'esperienza in più. Sei nella stessa direzione tu, e mi vesto da re perché tu sia, Dalila, tu sia il re di una notte di magia. Dietro questa maschera, lo sai, ci sono io soltanto quel che cerco, quel che voglio. Vieni, ti porto della favola.
Allora, complimenti a Andrea Costantini per questa clip e adesso, prima di sentire gli amici in piattaforma, vorrei mandare gli auguri di Davide Cavuti, compositore abruzzese, insieme al famoso regista Michele Placido, perché poi ci saranno anche gli auguri dal mondo del calcio, ma questi sono auguri particolari perché Michele Placido è un noto artista. Eccoli qui. Mister, buon compleanno! Le faccio gli auguri, sono qui a Roma con un grandissimo artista con cui collaboro da tanti anni che le vuole fare gli auguri. Ecco. Carissimo maestro di tanti maestri del calcio italiano, carissimo Giovanni Galeone, non so come, per me che amo il calcio, non so come dirti grazie per tutto quello che veramente hai fatto per il calcio italiano. E in questo momento permettimi un abbraccio di stima sia sul piano professionale ma anche e soprattutto all'uomo da parte di Michele Placido e di Davide Cavuti. Mister, auguri, buon compleanno, forza Pescara, eh? Vero Michele? Sempre! Sempre forza Pescara. Auguri! Insomma, sembra una festa di Pescara. Totò, vabbè, la tua storia con Galeone è ben nota a tutti, cosa ti senti di dirlo? Ora cercheremo anche di collegarci con Udine, perché tecnicamente non è facile questa sera, ma almeno ne approfittiamo per un saluto velocissimo, perché oggi è stato corteggiato da tante TV, Giovanni Galeone, quotidiani, tutti intorno a lui. Totò. Oh, Eri. Sì, ecco, sentiamo la voce in diretta. Ah, eccoli. Eccoci, è lui, è lui. Allora, un applauso dagli amici in piattaforma a Giovanni Galeone che compie 80 anni. Dicevamo oggi una giornata, un'onda di auguri, un'onda non solo da parte del mondo del calcio ma di tutti i pescaresi. Veramente una giornata da ricordare. La sua lei è nata solo 5 anni prima, nel 1936. La sua lei è Pescara, calcio. Chi è? Io comincio a sentire adesso. Enrico? Sì, dicevo. Visto... Mi sente? Sì. Mi sente. Mi dai di lei, Enrico? Vabbè, in TV sì, però grande Giovanni. No, no. Grande va Giovanni. Bene, dicevo, continua, la sua lei è nata solo 5 anni prima, 1936, il Pescara. Certo, certo. E, no, quali 5 anni prima è nata a Pescara, poi però ci siamo congiunti, abbiamo fatto un po', abbiamo dovuto un po' avere il periodo di fidanzamento, diciamo così, no? Perché ci siamo congiunti un po' non dico tardi, però sai, intorno ai 40 anni, 45, 46, lei era un pochino più vecchietta. E quindi sai, Giovanni, era cosa ancora, ti rende felice? Era ancora affascinante, perché affascinante lo è stata sempre. Cosa Pescara, ti rende però, felice oggi? Cosa mi rende felice? Oggi sì. Cosa vuoi che ti dica, Enrico? Io non me l'aspettavo. Tutto questo bene, questo amore che mi stanno dimostrando, veramente non me l'aspettavo. Lasciamo perdere i giornali nazionali e quello che hanno scritto di me, eccetera, ma quello soprattutto che mi hanno fatto sentire da arrivare da Pescara, io credo che le persone che hanno amato possono capire questo, perché l'amore si sente quando c'è. Però questa se ti commuovi cosa... tu stasera, Giovanni, è la fine, eh? Se ti commuovi tu, qui cominciano a uscire le lacrime pure per, studio, No, per carità. però una cosa che si sente, Enrico, una cosa che si sente. Io sono stato felice in tantissime città dove ho allenato, perché mi vogliono bene a Perugia, a Ferrara poi mi fanno le ovazioni e non ho vinto niente a Ferrara. A San Giovanni Valdarno, a Grosseto, mi vogliono bene, però l'amore che io sento quando arrivo a Pescara e anche quando non ci sono a Pescara, è una cosa stranissima, è una cosa che è unica, che ti devo dire. Ti amano, cioè, perché tu ami questa città, è normale, no? Perché ami i pescaresi, perché ti sei identificato in questa piazza. Oh, sarà è uno stile così di vita. Ma non so, non sempre l'amore corrisposto, no? Io amo Pescara sicuramente, però non avrei pensato che dopo tutti questi anni ci fosse ancora
questa specie proprio di affetto verso di me, che è più di affetto, è ancora più che affetto, perché veramente mi stanno dimostrando delle cose incredibili. Io ho ricevuto delle telefonate da non credere, da non credere. Vabbè, fino a quando, sai, sei nel giro, giochi le partite, qualche volta vinci, qualche volta perdi, qualcuno è a favore, qualcuno no. Ma quando ne esci, e ne esci da 30 anni, che abbiano ancora un ricordo di te è una cosa che non capita sempre, ecco, diciamoci la verità. Poi non mi emoziono più, ci siamo già emozionati, e state facendo vedere delle immagini stupende. È il primo compleanno lontano da Pescara dopo 35 anni, giusto? Sì, il primo compleanno. Ma io non sono mai stato via da Pescara in 35 anni, mai nella vita. Io allora, sono sempre ritornato a Pescara. Come per correttezza, d'inverno. Siccome per correttezza dobbiamo tenerla pochissimi minuti, vorrei 10 secondi a testa ai nostri amici fare solo gli auguri. Totò De Leonardis, però vi prego di essere brevissimi. Ma brevissimo, gli auguri è come cioè, rivedere Gianni anche via etere, qui è come ricordare i momenti più belli che abbiamo passato da quando, perché la verità di Gianni è che lui ha vissuto Pescara dal primo giorno, cioè da quando è arrivato nell'86. Lui ha vissuto Pescara, era diventato immediatamente un pescarese, di Piazza Sarotto, di Eriberto, dello stadio, di qualsiasi posto, voglio dire, è quell'amore che ha suscitato, ma anche al di là dei successi che ha ottenuto con la squadra. Veramente grazie, una simbiosi unica. Chiedo scusa perché abbiamo proprio ancora due minuti per tenere Galeone. Lo so. Scusatemi, ma è solo il ciao, piacere Gianni, di ciao. Fargli gli auguri in diretta. Francesco. Buon compleanno, auguri mister, e ancora grazie di cuore per tutto quello splendido calcio e le splendide avventure vissute. Un abbraccio forte, auguroni. Grazie, Luca Pennese, grazie. Luca. Mister, auguroni davvero di cuore, grazie per le emozioni che ci ha regalato, che mi ha regalato da ragazzo, da adolescente, da giornalista alle prime armi. Grazie davvero, tantissimi auguri. Grazie. Mister, noi non ci conosciamo, ma le faccio tanti auguri perché lei mi ha accompagnato nell'adolescenza e io ho gioito, ma soprattutto il suo grande merito è stato uscire dagli schemi. Io penso che sia stato il lui più grande. Giovanni, ecco Pietro, ti aiuto, lui è un noto psicologo dell'Università di Chieti, quindi ti segue da più di 30 anni, Pietro. Va bene, andrò a fare visita anche all'Università di Chieti. Inviterò volentieri. Sono stato all'università con grande piacere. Riccardo, in chiusura, Riccardo. Mister, tanti auguri. Io come lei non sono di Pescara, però condivido quello che ha detto lei. Pescara è una città meravigliosa e quando ci si arriva da stranieri ci si sente subito a casa, ed è una città dove una volta conosciuta non si abbandona più. Grazie mister, grazie. Veramente per tutto quello che ha fatto. Presto. Io l'ho conosciuto. Giovanni, no, non vengo. Antonio, non vengo da te perché sei stato vieni, mi hai dato neanche il premio alla memoria. Vergognati. Giovanni, cosa vuoi dire? Il premio alla memoria non si dà, però . A me deve darlo. Per lasciarci, Giovanni, per lasciarci, cosa vuoi dire a tutti i tuoi pescaresi innamorati di te, il messia, la leggenda? Cosa gli vuoi dire? Cosa gli devo dire? Grazie. Cosa gli devo dire, Enrico? Abbiamo vissuto dei momenti stupendi e continueremo a viverli ancora. E questo ricordo che continua a essere, così si vede che abbiamo lasciato dei ricordi forti, delle emozioni forti. Ci siamo tanto divertiti. Io, quando tu mi hai intervistato e hai lasciato le ultime parole su quel libro che poi hanno scritto di quella famosa e favolosa annata, sì. Hai scritto una cosa e eravamo belli, ma noi continuiamo a essere belli. Tu sei bellissimo. Grazie Giovanni, grazie e tanti auguri, grazie di cuore, grazie ancora. Grazie. Ciao Gianni. La redazione di Delfino News ricorda così Giovanni Galeone. Dica tutto quello che vuole.
giusto. È giusto che siete stati promossi. Sì, giustissimo. È un inno alla giustizia, finalmente. Questa squadra è un suo gioiello. Ho io un gioiello di questa squadra. È la stessa cosa, ci siamo trovati talmente bene che non poteva non finire così. Abbiamo il costante bisogno di ricordare, per credere che qualcosa sia successo veramente. Bisogno di pensare poco e di credere nell'istinto primordiale. Solo nell'istinto primordiale. Essere folli, mentre tutti perdono del tempo a ragionare. Le porte scorrevoli del tempo regalano immagini cinematografiche, di uno stadio malinconico e vuoto ad un catino festoso ed infernale, incastonato nel simmetrico spazio temporale di un anno. Essere folli, sì, come quel profeta dai capelli lunghi ma non folti, dominato dalla verticalità e dalla genialità di un singolo schema trasportato su un campo di calcio. Non chiedere a me chi sia e cosa rappresenti quel profeta, Giovanni Galeone. Chiedilo a mio padre, chiedilo ai 40.000 di Pescara Parma, ai loro 40.000 cuori disposti simmetricamente sulla bilancia del pathos. Chiedi a loro di narrare ricordi sottili e scientificamente spiegabili. Come chiude con primo tempo sul 4-4 contro il Milan dell'invincibile di quel diavolo di un Van Basten. Chiedi e immagina cosa potesse essere questa giostra chiamata Pescara nei giorni delle vittorie contro Inter e Juventus. Lascia che le immagini parlino e che il vato continui a inondare i silenzi immensi a cui siamo spiacevolmente abituati da un anno a questa parte. E l'istinto, quella tonnellata di follia che ha caratterizzato il rapporto tra Pescara e il suo messia, adottato senza che ci fosse bisogno di una tag o di un riconoscimento particolare. Restano marcate a fuoco le trasferte memorabili, come quelle di Arezzo e San Benedetto, le folli corse per prendere un posto anche 2 ore prima del calcio d'inizio. Ricordi lontani, sì, ma tremendamente vicini, solcati da una lacrima del tempo che fu e che non tornerà mai. Anzi, credo che tornerà, con sfumature e colori diversi, come quei pomeriggi assolati, passati ad ammirare le sue creature, i suoi giocatori. Già, trattati come figli e mai come figliastri. Non continuare a chiedermi chi sia Giovanni Galeone. Prosegui il tuo viaggio. Prosegui nei ricordi di un autobus festoso che sta per partire in direzione Milano, Genova, Firenze, Roma. Lascia che le immagini inebrino, anche solo per un istante, i tuoi occhi e quella voglia di tornare a tifare, ad ammirare qualcosa che non potrai spiegare. Perché il segreto e la follia dei profeti non sono a far pubblico. C'è sempre quella ricetta segreta che non può essere richiesta, ma solo vissuta e goduta. Come la Pescara di notte degli anni Ottanta, Luna Park a cielo aperto dominata da quella spensieratezza, da quel senso di vissuto spericolato ma allo stesso tempo catartico e attento. Nel giorno degli Ottanta del profeta, c'è chi ancora si commuove ricordando quei festosi e fastosi pomeriggi degli anni Ottanta, senza grossi pensieri e dominato da 2 colori ben distinti, il bianco e l'azzurro, pitturati su di una striscione chilometrica, in quel pomeriggio che non ha bisogno di descrizioni, come la follia di un profeta, del Messia. Beh, sembrava quasi un film, però rialziamoci da questo torpore, perché ci sono gli auguri anche confezionati in una clip dal collega di Pescara, che ora lavora a Sky, Daniele Barone, con gli ex giocatori di Galeone. Poi l'ultimo giro con i nostri amici in piattaforma. Gli 80 anni di Giovanni Galeone sono un gran bel traguardo, soprattutto per lui, ma credo sia una ricorrenza che un po' tutti i pescaresi debbano in qualche modo celebrare, soprattutto quei pescaresi che, citando la canzone famosa di Renato Zero, hanno vissuto, almeno a livello calcistico, i migliori anni della nostra vita grazie a lui e attraverso lui. Ti auguri a te! Ah, buon compleanno, mister! Buon compleanno, mister Galeone. Ti ricordo con un piacere immenso, sembra ieri, di quello che abbiamo vissuto insieme negli anni 86-88. Sei stato l'artefice principale della vittoria 86-87 della promozione in Serie A nella nostra Pescara che amiamo tutti. E ti auguro tanti anni ancora così come li hai vissuti. E ti do un abbraccio grande e ti voglio bene. Ciao mister! Volevo dirti che ti ho chiamato a Natale e Capodanno per farti gli auguri, non mi hai risposto.
e te li faccio in ritardo. Tanti auguri a te. Per farti gli auguri di compleanno ho dovuto chiamare Daniele Barone, mi ha fatto questo grande piacere. Tanti auguri Giovanni. E te li faccio con tutto il mio cuore, come penso tutti quelli che hai avuto sotto di te, perché rimarrai nei nostri cuori. Una cosa importante, non ti dimenticare, la barca non a Max, a me. Tanti auguri a te. Ciao Giovanni, un grande abbraccio da Roberto Bosco, buon compleanno. E lo voglio fare anch'io, mi aggiungo, e lo faccio ringraziandola per tutto quello che ha fatto per me. Io, lei lo sa, la stima che ho nei suoi confronti, non finirò mai di ringraziarla per quello che mi ha dato, per come mi ha dato la possibilità di crescere come giocatore e come uomo. L'abbraccio forte e vi faccio tantissimi auguri di buon compleanno. Tanti auguri a mister Galeone, ringraziandola sempre per aver sofferto anni di calcio spettacolare, coraggioso, propositivo, che ci ha dato emozioni e gioie che abbiamo condiviso insieme. E soprattutto ringraziandola per aver valorizzato sempre al meglio tutti i calciatori che hanno giocato con lei, a partire da me. Buon compleanno, mister! Carissimo mister, voglio fare tanti 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 auguri di buon compleanno e che i prossimi siano come quelli passati, ricchi di salute e di gioia. Un abbraccio e ti vogliamo tutti bene. Sono Beppe Gatta, nominato da lei Gatta Gattone. Le volevo fare tantissimi auguri di buon compleanno. Spesso mi vengono in mente i ricordi, le emozioni passate assieme. E le mando un fortissimo abbraccio e sempre forza Pescara. Oggi per lei è un giorno speciale, ma le voglio dire che io sono felice e orgoglioso di aver passato dei momenti calcistici importanti insieme a lei. Tantissimi auguri, grande mister. Ciao, grande mister. Questo video per farti gli auguri per i tuoi 80 anni. Sei stata la persona che di più ha influito nella mia carriera da calciatore, indubbiamente. Ti faccio tanti auguri, grande mister, e un abbraccio ti tengo sempre nel cuore mio. Ciao Giovanni. Auguroni grande mister per questo ulteriore traguardo raggiunto, vincente ovviamente come sempre. Mi dispiace solo non poterti rifare di persona gli auguri dal momento che mi trovo in Madagascar. Auguroni ancora per questo traguardo raggiunto, grande mister, anzi grande maestro, mai appellativo più veritiero ti è stato assegnato, perché per me sei stato oltre a un grandissimo amico un grande maestro. Ti voglio infinitamente bene, ti abbraccio fortissimamente e auguri ancora. Oggi è il compleanno del mio più grande allenatore che ho avuto io nella mia carriera, Giovanni Galeone. Ti voglio sempre un bene grande e tanti, tanti, tanti auguri di buon compleanno, mister. Un abbraccio grande. Ti voglio bene, Giovanni. Ciao, mister. Un bacio. Difficile trattenere le lacrime. L'ultimo giro lo lascio a voi. Bellissimo. Dite quello che volete, perché... Non vale, non vale. Posso dire io, Enrico? Sì, prego, Pietro. Allora, io concluderei semplicemente proprio con Galeone dicendo che il Pescara di oggi ha bisogno proprio dello spirito galeoniano, cioè coraggioso e propositivo. Se riesce a ritrovare questo con l'aiuto del mister e della società, ce la facciamo. Luca? È dura mantenere... Lottare con le emozioni è un tuffo nel passato meraviglioso. Grazie a mister Galeone, tanti auguri ancora. Francesco, cosa ti senti di dire in chiusura? Perché questa è stata una puntata un po' particolare, siamo partiti con la rabbia, con la delusione, poi ritroviamo la gioia per tempi che difficilmente torneranno, per un amore incondizionato verso un uomo, verso un allenatore, ma è stato di più di un allenatore. È il monumento calcistico di questa città. Bravo, che in una puntata particolare la parte più bella e interessante e anche la più luminosa ovviamente è stata quella, la mezz'ora finale, che ancora una volta ha vinto Galeone. E non aggiungo altro, perché al Pescara di oggi torneremo a pensarci da domani, sperando che magari l'influsso benefico di Giovanni Galeone faccia bene ancora una volta al Pescara Calcio. Totò, beh, vabbè, tu lo senti sempre, quindi ma sì, no, l'hai trovato bene, l'hai trovato.
Sì, è molto commosso, direi, più che altre, in altre occasioni. Veramente ho sentito la vicinanza di questo pubblico che non ha mai lasciato, di questa città che non ha mai lasciato. Volevo solo segnalare una piccola cosa. La clip di Andrea che cominciava con lo stadio pieno, con lo stadio pieno e Galeone che arrivava con la bandiera. Ebbene, era un Galeone che tornava, sì, richiamato dopo l'esonero di Mazzone, e lo stadio era pieno per lui, più o meno mi ha fatto pensare all'arrivo di Maradona a Napoli, voglio dire, perché il clima era lo stesso. Prima per di dire questa anche immagine che ci sta riponendo Maurizio Daguì, quando arriva con la macchina... Quindi dobbiamo andare, eccola, esatto, qui. Sì. C'erano 3.000 persone al primo allenamento, giusto? 3.000 era il primo allenamento, sì, era nemmeno allenamento, si presentava, doveva fare l'allenamento, esatto, ancora. 3.000 sì, persone. Era 3-4.000 persone. Ma Riccardo, peccato che non le ha vissute. Ci dice anche quel clima che abbiamo, certo. No? Riccardo, uno che non ha vissuto non ci può credere. Tu non le hai vissute, però le sentite dire in ogni angolo della città, no, Riccardo? Assolutamente sì. Io spero solo che questa puntata venga vista dai giocatori che attualmente giocano nel Pescara e che le faccia capire che cosa vuol dire giocare nel Pescara con tutti questi ricordi, che queste persone che vanno in campo così molli un po' tanto per fare il proprio compitino capiscano cosa c'è dietro, che giocatori hanno giocato nel Pescara, che grandi campioni hanno giocato nel Pescara, e loro dovrebbero ricordarsi questo e pensare che un giorno, chissà se magari tra 30 anni, siano loro a fare quello che hanno visto oggi. Questo è importante, perché non è il Pescara non è un punto di arrivo, deve essere un punto di partenza per questi giocatori. Tutto qua. Devo ringraziare Daniele Barone per la clip che ha coinvolto tutti gli ex biancoazzurri. Andrea, vuoi concludere con il risultato del posticipo? Che è di 0-1 a 18 minuti dal 90esimo. Brescia 0, Monza 1, rete di Frattesi al decimo della ripresa. In Serie C sempre 1-1 tra Como e Renate. Renate però in 10 uomini. A te. Ringrazio anche Maurizio Daguì in regia. E come dice il mio amico Tatillo, Galeone è il battito del nostro cuore. Grazie per averci scelto.